Questo è un tengu. Sapete che in realtà i tengu erano gli olandesi che erano venuti in Giappone. Il kappa no yokai molto dispettoso e vi infilerà le mani super. Poi mi piacciono questi tavoli belli bassi. Mi ha detto il mio amico giapponese che faccio cagare. Non è vero. I giapponesi pensano che gli stranieri sono sporchi. Cosa mangiamo questa mattina? Cosa mangiamo? Adesso decido. Magari il curry no. Buongiorno ragazzi, oggi colazione al Combini perché sto per andare a portarvi a fare una gita. Siete pronti? Oh, accidenti, non è un muffin ma è un mushy pan. Vabbè, almeno lo sappiamo. Assaggiamolo. Però è comunque buono. Adesso ci aspetta una bella oretta di treno. Stiamo per andare nella piccola Kyoto, viene chiamata così questa città ed è veramente carina. Tra l'altro una delle ragazze con cui sono andato alla festa all'ambasciata del 2 di giugno, vi lascio qua un pezzettino del video, studia proprio qui a Kawagoe in un'università. Bene ragazzi, siamo arrivati a Kawagoe. Siete pronti per visitarla? Ragazzi, volevo fare una piccola precisazione. In inglese la chiamano piccola Kyoto, mentre in giapponese la chiamano piccola Edo. Per aver preservato la cultura e architettura tipica di quegli anni, ovvero tra il 1603 e il 1868. Guardate quanto sono belli questi posti. Andremo sicuramente qui, che è la Tokinokane. È il simbolo della città di Kawagoe, che suona ogni giorno alle 6 di mattina, a mezzogiorno, alle 3 di pomeriggio e alle 6 di sera. Che l'ho messa anche nei posti da visitare nelle 47 province del Giappone, quindi non vedo l'ora, sarà una giornata figherrima. E per chi non lo sapesse, vi ricordo che Edo è il vecchio nome di Tokyo. La Shotengai, guardate quanto è carina. Andiamo a farci un giretto e andiamo a fare pranzo. Ho deciso di mangiare un po' di insalata per pranzo da Air Baker. Entriamo. Questo è un pane che fa schifissimo. È il pane con dentro la yakisoba. Però piace a tutti i bambini. A me no. Ci sono anche le pizze. Wow. Ed ecco quel pranzetto di oggi per solo 650 yen. Quindi sui 5 euro. Guardate quanta insalata. L'assaggio per voi. Niente male. Veramente buona. Il mio amico invece si è preso questo pane al curry. Assaggiamolo. È stranissimo perché ha il sapore di un krapfen ma con dentro il curry. A me non piace, però a tanti giapponesi piace. Non so, voi lo assaggereste? Scrivetemelo subito nei commenti. Quindi fermate il video e scrivete nei commenti: mangerei curry pan se lo volete assaggiare. Oh, questo è lo stesso fiore che c'ho io. Ma perché loro è diventato così figo? Il mio non ha più fiori praticamente. Qua vendono tutte le carte per fare i pacchi regali. Guardate quante sono belle queste tipiche giapponesi. Carine, no? Fare un regalino. Carino, no? Questa. Guardate che belle queste maschere. Guardate che bello questo fiore. Oh, ecco qui un kakashi, che sarebbe uno spaventapasseri giapponese. E qui pensate che potete prendere i kimono o gli yukata in prestito per farvi le foto nella piccola Edo che ci stiamo per andare. Entriamo in questo santuario. Come si lava le mani? Che poi è diverso da santuario a santuario, però in questo santuario si fa così. Questo è per fare avvenire un po' di fortuna, vedete, c'è per diventare ricchi, per avere la salute, per avere una promozione al lavoro, per trovare l'amore. Questo è per il Tanabata. Vi ricordate che nell'altro video vi ho spiegato che cosa voleva dire? Guardate che meraviglia, sembra di aver fatto un salto nel passato. Però aspetta, cosa c'è qui? Un Minion? E c'è anche una pizza al gorgonzola. E la pasta, non lo so, è pieno di ristoranti italiani. Ed ecco una carrozza umana, il Jinrikisha. La vorreste provare voi? Questo è un sapone, l'ho visto anche a Kyoto in realtà, questo è un sapone fighissimo, è morbidissimo, guardate. E guardate Hello Kitty che è andata là.
Tokinokane, questo è un tengu. Sapete che in realtà i tengu erano gli olandesi che erano venuti in Giappone, mentre li disegnavano nelle rappresentazioni, l'hanno disegnati con la faccia rosata e il nasone, e poi è diventato il tengu. Comunque ve lo spiegherò se vi interessa in un video. Se vi può interessare scrivetemelo nei commenti, ragazzi. Qua vi fanno gli onigiri belli caldi. Si chiamano yaki onigiri questi. Sarebbero gli onigiri fatti tipo ai ferri. E adesso ci mangiamo un bel kappano kyuri al gusto di ume. Questo sarebbe un kappa, è uno degli yokai giapponesi, ossia dei mostri del folklore giapponese. Piccola particolarità sul kappa: il kappa è un yokai molto dispettoso e vi infilerà le mani su per il sedere e vi ruberà tutti gli organi. Però ci sono anche dei kappa più buoni che invece infilerà sempre le mani e vi toglierà piacevolmente le emorroidi. Giuro, non me lo sono inventato. Mamma mia, ma quanto è meravigliosa questa città, ragazzi, è veramente stupenda. Ditemi la verità, chi vorrebbe essere qui con me a vedersi Kawagoe? E ragazzi, finalmente la torre dell'orologio. Questo è un po' il simbolo della città. Il takoyaki a forma di torre dell'orologio. Ragazzi, c'è anche Totoro. Sapete che io ho conosciuto anche la tipa che canta la canzone di Totoro? Ci abbiamo fatto uno show insieme con anche la figlia. Signori e signori, la torre dell'orologio di Kawagoe. Andiamo a vedere insieme che cosa c'è dentro. E adesso andiamo ad esprimere un desiderio. E guardate qua un bel tanuki, vi ricordate che cos'è? Se non ve lo ricordate andatevi a vedere il video. E guardate un po' qua che cosa c'è. Uno Starbucks. E adesso gustiamoci un gelato al gusto blu Hawaii chiamato Kakigori, che sarebbe questo ghiaccio con lo sciroppo sopra. Comunque piace a tutti i giapponesi e è super rinfrescante. Assaggiamolo! Che buono! Veramente fresco. È tipo una granita giapponese, oserei dire. Vabbè, io me la pappo per voi. Le ceramiche con anche un manichineco. Ragazzi, ma guardate che meraviglia che è questo posto. E adesso ci mangiamo un buon yakidango. Sembra buonissimo. Fa un po' caldo, però sarà buono lo stesso. Arigato gozaimasu. Vai. Costava solo 100 yen. Adesso me lo assaggio per voi. Siete pronti? Che buono. È salatissimo. Comunque questo, anche se sembrerebbe un dolce, invece è al gusto shoyu, quindi salsa di soia, per cui è abbastanza salaticcio, eh. Guardate quanti furin. Un altro tanuki con anche un fiore. Ogni riferimento è puramente casuale. Cioè, ragazzi, guardate la pulizia. Nulla. Anche se però ovviamente mi devo tenere in mano questo, ma io non mi permetterei mai di sporcare un posto del genere. Probabilmente dovrò buttarlo via in stazione. Però è così. Ovviamente se non sporcate, la città è anche più facile mantenerla pulita. Ho fatto proprio un video al riguardo, non so se è già uscito o se uscirà. Comunque sarà proprio un titolo: perché i giapponesi pensano che gli stranieri sono sporchi. Se è già uscito ve lo metto qui, se no sappiate che uscirà. Quindi continuate a iscrivervi a questo canale, accendete la campanella e grazie sempre per vedere i miei video. Quanto mi fa in c***o vedere la spazzatura in questo posto così pulito, non ne avete idea. Cioè, meraviglia, 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 meraviglia. E poi il solito c***o. Ma solo a me questi posti mi ricordano troppo un anime, non lo so, tipo quelli delle scuole che poi andavano a prendere la bici. Il Giappone è anche questo, eh. Cioè, fuori dal negozio chiunque potrebbe rubare, ma siccome il Giappone è così sicuro, possono lasciare le cose così. Viva il Giappone! È arrivata finalmente l'ora della cena. Indovinate, indovinate che cosa andiamo a mangiare. Forse lo capite già da questa cappa di fumo e profumo. Ah no, siete in video, non potete sentire il profumo. Esatto, avevate detto bene. Mi pappo la yakiniku, ossia la carne alla griglia. Poi mi piacciono questi tavoli belli bassi, così ti puoi rilassare. Kanpai! Un brindisi anche a voi. Buona cena. E ecco che è arrivata la carne. Io adoro la carne. Yakiniku, yakiniku, yakiniku. Soprattutto questa, che è la gyutang, che sarebbe la lingua. Pronti all'assaggio? Non sapete che profumo, ragazzi. La intingiamo nel limone. Dopo averla intinta nel limone, l'assaggio per voi. Ma ragazzi, che bontà. Mi ha detto il mio amico giapponese che faccio cagare. Non è vero, sono bravissimo a fare la yakiniku. È lui che non capisce. E ragazzi, arriva altro alcol. Yuhu. Il taglio della carne, signori e signori. Il taglio della carne. E arriva
arrivata anche la bibimpa, mescoliamola. Tra l'altro è la bibimpa di cavallo, mi hanno detto. Ed assaggiamo la bibimpa. Che aspetto magnifico. È veramente, veramente, veramente buonissima. Ragazzi, che mangiata pazzesca. E ragazzi, pensavate che la giornata di oggi finiva senza un dolce? Ma certo che no. Assaggiamo. Ma potevo accontentarmi di un solo dolce quando potevo averne ben due? Ma certo che no. E ecco qua il secondo. Che profumo. Vabbè, direi che la giornata finisce qui. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. PS importante, sono riuscito finalmente a trovare questo Silent Hill che non l'ho mai provato e voglio provarlo. E inoltre Assassin's Creed, che devo dire non l'ho mai giocato, ne ho sentito parlare un sacco ma non l'ho mai provato. L'ho trovato a meno di 2 euro e ho detto vabbè, lo provo. Questo costava un po' perché è stato veramente difficile trovare Silent Hill, quindi vabbè, però con una ventina d'euro li ho presi tutti e due. Vediamo come saranno questi giochi, poi ve lo farò sapere. Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.